Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi sono tornata con un nuovo video sulla nail art. Questa è la mia nail art che realizzerò per Pasqua. Domani è Pasqua e questa è la nail art che io porterò. Allora, innanzitutto questa è la prima nail art che realizzo, che faccio. La prima nail art con le unghie corte. E ci faccio anche il video. Vabbè, dettagli. E niente, questo ho applicato la base, quella lì, attive crescite della pupa. E poi sono andata ad applicare su le dita 5 colori pastello: l'azzurro, il giallo, il lilla, verde acqua, diciamo così, e il rosa. Ora prendiamo in pratica sia dell'azzurro, del giallo, del viola, del verde e del rosa un colore più forte, di una gradazione più alta. Ad esempio, del giallo pastello prendiamo questo giallo sole e andiamo a fare dei disegni in contrasto. Vi lascio al tutorial che è semplicissimo. Ecco qua il risultato finale. Mignolo e pollice, linee oblique, anulare, linee dritte, quasi zigzag e poi. Nell'altra mano è uscito un po' tutto un po' più tremolante, però ci sta perché comunque con la mano sinistra non è che so disegnare perfettamente, quindi aspettiamo che si asciuga tutta la perfezione e poi passiamo il top coat. Ecco qui il risultato della nail art con il top coat messo. Adesso vi chiederete: ma cosa c'entra questa nail art con Pasqua? Per voi nulla, invece per me ho dato questo significato, che in pratica ogni unghia sarebbe la carta dell'uovo di Pasqua, quindi una carta gialla, una carta viola, una carta verde acqua, una carta azzurra e una carta rosa e vari disegni. Niente, un pollicione giù se vi è piaciuto, un bacione grandissimo e buona Pasqua a tutte!